Perché me ne sento più Grazie, benvenuti signore e signori, benvenuti a una nuova puntata oggi veramente particolare di Sette Note per Osimo Web. Io sono Alessandro e qui con me ci sono oggi io i Gomma Gommas, vedete in realtà sono travestiti da elfi, elfi Birrai, non lo so, o Raffaella Carrà, comunque abbiamo qui Lele, Dome, Gio e Filo, e quindi benvenuti ragazzi. Ciao. Benvenuto. Ciao. Ciao. Oggi le domande che faccio di solito le dovrò fare comunque, quindi in qualche modo dovremmo cercare di arrivare alla fine di ste sette note. Ci proviamo. Non era note. Ci proviamo. Voi siete qui per presentare anche l'ultimo singolo. Sì, uno di voi può dire qualcosa prima di iniziare. Vai Filo. Abbiamo qua il nuovo disco che è uscito venerdì scorso, cioè il 15, giusto? No, il 14. 14. Prima del 16. È il nuovo disco, esatto, dai, c'è il nuovo, c'è, che contiene il nuovo singolo che è Tanto per cantare. Giusto? Qua ci sono tutti i pezzi. Esatto, tutti i pezzi scritti da noi. Sì. Esatto. Negli anni 70. Bravi, io c'ero. Io sono l'unico. Bene ragazzi, comunque eravamo qua per fare un'intervista senza messaggi, cioè solo un'intervista così. Senza messaggi promozionali. Senza allora, messaggi promozionali. Facciamo finta che non è uscito un nuovo disco, va bene? Esatto. Ecco, ok. Non è uscito niente, c'è giusto chi sorseggia una birra, ma sì, è normale, esatto, a quest'ora. Beh, signori, io inizierei. Decidete voi chi vuole intervenire per primo. E la prima domanda è il classico do, che tutti hanno iniziato sulla chitarra come primo accordo, credo, forse voi no, sicuramente perché fate pena. Noi do. Ma insomma, ditemi da dove avete iniziato, come è andata la vostra prima, come posso dire, inaugurazione musicale. Allora, il primo concerto che abbiamo fatto, che è stato 20 anni fa, quando si è formata la band, abbiamo suonato in piazza d'Ancona e il bassista si è scordato il basso. No. Quindi adesso non è qui tra noi, non è più tra noi il bassista, però... È vero. Però è andato non così. È che aveva il basso scordato, proprio si è scordato il basso. Esatto, a casa. Quindi è cominciata male, comunque, e quindi cioè, come poteva andare peggio dopo. E infatti è stato sostituito. Esatto. Beh, subito fuori dal gruppo. E quando fu questo inizio, ragazzi? Ditemi qualcosa di più. Lele, te che sei esperto di date, 2001. È stato nel giugno 2002. Che tempo faceva? Caldo, era caldo. Tarda serata. Quindi tardo qui siamo nel ventennale. Ventennale, sì, esatto. Porca miseria, siete veterani. Giovani. Quattro lustri. Vedi? Bravi. Vabbè, se volete passa al re. Vabbè. Va re. Giusto. E vabbè, questa qui è una domanda sul restare o sul partire, quindi del secondo concerto, voi, sì, per del come concerto, siamo messi... Quel concerto, sì.
cioè, per come siamo messi nella nostra terra, come la vedete voi qui, bisogna rimanere o andare via? Ormai a 40 anni direi che bisogna rimanere. Esatto. No, dai, forse 20 anni fa. 20 anni fa si poteva andare via, però dai, alla fine, cioè, musicalmente non è proprio una zona fantastica, perché per fare un concerto tipo d'inverno è impossibile. Però dai, alla fine, cioè, boh, si può rimanere e andare via ogni tanto a fare i concerti. No, esatto. Però, quello sì, basta che non fine... andate via, perché noi vi volemo. Sì, ma è che dobbiamo mettere sempre ogni volta un sacco di esami della prostata, di, insomma, tra gli impegni, no. È un casino. Non sono piacevoli e te li danno in tempi strani. O adesso devi fare sempre il tampone, e per fare l'esame della prostata il tampone te lo fanno in dei posti strani, quindi insomma è un po' problema adesso. Abbiamo scoperto qualche giorno fa che si fanno per naso, è stata una notizia scioccante. Dopo 2 anni che li facevamo in altro modo, avete scoperto che... Beh, a me eravate abituati. Esatto. Senti, la vostra musica, che è fantastica, come la definireste, se fosse in accordo? Minore o maggiore? Maggiore, sicuramente. In che senso? Perché il maggiore comunque è allegro, divertente. Esatto, invece minore è un po' tipo il batterista, capito, un po' buco. Malinconico, un po' buco. Comunque io sono il maggiore. Ecco, infatti speravo che qualcuno lo dicesse. Io sono il maggiore della band, quindi per forza maggiore. Te sei quello che comanda, però mi pare di aver capito di no. 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 Comanda io. Io e gomma gomma. Io comanda. Scusa, ma quella birra posso vederla meglio, perché è una marca che non conosco. Aspetta, Mettetela bene davanti, fatela bene più vicino. Ecco, è buona. Sai come si chiama? È chiusa. E vennero fuori i luppoli. Come hai detto? E vennero fuori i luppoli. Ah, vedi? Il disco si chiama E vennero fuori i lupi. Il disco E vennero fuori i lupi. Ma è stupendo, ragazzi, famoci un festival. Sì, infatti. Vabbè, se lo organizzi te, tranquillamente. Noi per 3.000 euro a testa ci veniamo a suonare. Quindi tranquillo, dopo 12 te la caglia. Vabbè, tanto alla fine oggi per farvi questa intervista li guadagno, quindi li posso reinvestire. Esatto. Bravo. Sentite, siamo arrivati al fa. Il fa, volevo sapere, il la mi? Fatica. Il mi? L'abbiamo fatto il adesso, mi? Il mi l'abbiamo fatto. Sì. Ah, ok. Minore o maggiore. Non se volete faccio il mi diesis. Okay. Devi andare un po' più piano. Oh, no, no, dio al batterista che fa il mi diesis che non la capisce. Esatto, esatto. Facciamo il mi diesis. Vai. No, volevo sapere se ci sono stati dei momenti difficili durante il vostro percorso, avete pensato di lasciare perdere, e prima come chiedere, si superano certi momenti? E prima chiedere se ci sono stati dei periodi facili. Il momento più difficile, l'ultimo, è stato quando è entrato Domenico nella band. Esatto. Era una roba, cioè, a parte che ci ha ringiovanito, quindi noi ci siamo stati tutti vecchi, ma poi... cioè non c'è un disastro, c'è un ragazzo che è un disastro, quindi è stato difficilissimo. Il bello del gruppo, lo dicono tutti i maschi, non so perché. E quindi insomma è stata più difficile che facile. No non è vero, dai. No, beh, ma in realtà suonando diventa tutto facile, quindi questo è importante. Esatto. Vabbè, c'è da dire poi che noi ci divertiamo un sacco a fare queste cose, quindi alla fine, pure se è difficile, alla fine quando sei lì ti diverti e ciao. Ecco, allora diciamo una roba, cioè a volte il tipo di musica che si fa te può pure aiutare a superare certi momenti. Assolutamente, sì.
perché uno si può piangere addosso col pianoforte lì da solo nella stanzetta, ma quando arrivate voi uno si rallegra perlomeno. Sì, dai, speriamo. È quello che vorremmo fare. Vede il bicchiere di birra mezzo pieno. Giusto. No, è vuoto veramente, mezzo vuoto. E allora riempilo. Aspetta, la verso io, Filo. Vado qua. Oh, sta domanda, non so come la prossima è il sol, non so come porvela perché voi siete parecchi. Questa dice soli o ben accompagnati, cioè, però la possiamo rigirare perché è una domanda doppia, quindi facciamo così. Come nascono le vostre canzoni, se cioè, insomma, come nasce quello che fate, se lo fate tutti insieme oppure uno c'ha un'idea? Come lavorate nel gruppo? Ho detto il termine lavorate, che è un termine, esatto. Cioè, sul lavorate ci siamo bloccati, già sbagliato. No, diciamo che abbiamo una tecnica tutta nostra adesso. Fino a qualche anno fa, quando eravamo tutti, diciamo, liberi e belli, che c'avevamo un sacco di tempo, ci vedevamo sempre in sala prove, no? Quindi costruiamo tutte le canzoni insieme. Adesso invece ormai ci conosciamo da tanti anni, quindi c'è pure un'alchimia di un certo tipo, e diciamo che ognuno fa un pezzo e lo monta sopra quell'altro e alla fine viene fuori quello che viene fuori. Quindi diciamo che per esempio in questo disco tantissime, quasi tutte le canzoni non le avevamo mai fatte insieme in sala prove, però insomma ci siamo messi a registrare, magari ha registrato prima la chitarra con la traccia base Filo, poi dopo si è messo l'aereo con la batteria e noi ci abbiamo costruito sopra. Ma quindi c'è sempre uno che la propone una canzone, sì, cioè sì. Ognuno ne propone varie. Esatto. Sì, poi sì. Abusano largamente di questa opportunità. Cioè diciamo che a Domenico non ne abbiamo fatta passa una, quindi è... E Domenico non è fatta, non no, c'è dai, avuto voce, paio, sì. Capito. Anche perché è l'ultimo arrivato, quindi... È l'ultimo arrivato, è giusto che subisce. È il più piccolo, un po' di nonnismo. Sì, porta da bere, capito. Stanno più sereni, insomma, hanno questa soddisfazione da nonnetti. Falli essere contenti, dai. Ma quindi, scusa, a voi scegliete queste canzoni, fate una cernita, dice, oh, adesso queste vengono bene e poi le incidete. Non sì. C'è la parte del queste vengono bene. Esatto, cioè, quello non lo sappiamo. Siamo arrivati a 15-16, sì. Andiamo. Immaginiamo altro disco ci accorgiamo che c'erano un sacco di canzoni più belle che avremmo potuto suonare. Arrivato il lupo. Bellissimo quel cappello. Bello, eh? Ho fatto lo scalpo a un lupo fuori. Che stava mangiando. Tanto voi dove abitate, ragazzi, più o meno? No, possiamo dirlo, non per possiamo. Le per la privacy. Ah, perché dopo arrivano le fan sotto casa. Sì. Io non ce l'ho magari. A me tra poco mi butta fuori. Sei qui soltanto per fregare internet per questo momento, poi te li buttano fuori. Esatto. Bravo. Mi gira qualcosa, ma non so cosa. Allora. Allora ragazzi, là è la domanda dove voglio sentire veramente una storiella, perché volevo chiedere qual è la più significativa o la più strana esperienza che avete avuto, una roba da raccontare. Dai, raccontatemi una storiella. Aia. Fateci passare una bella serata. Parte te, Gio. Perché parto io? Perché c'hai quella storia dell'orologio. Se volete ognuno può dire la sua, basta che non dura 10 minuti l'una. Vabbè, dai, te ne dico una velocissima io. Fatto un concerto, diciamo che dopo i concerti, quando torniamo a casa tipo alle 3 di notte, quando è pure freddo, c'hai fame, dici, vado, ci fermiamo, andiamo al McDonald's a prendere un panino, no? No. Aiuto. Slot. Mitico. Slot. Vabbè, insomma, andiamo a prendere sto panino al McDonald's, io vado a buttare, dopo che abbiamo mangiato, vado a buttare via il vassoio, non lo butti dentro
e quando butto dentro il vassoio mi casca pure l'orologio lì dentro, solo che è dentro tipo dentro il trita rifiuti, capito? Mentre succede questa cosa c'è Lele che va fuori dal McDonald's a vomitare perché non si sa cosa gli era successo, possiamo immaginare. Congestione! E intanto io che vado dai tipi del McDonald's e dico, ma avete rubato l'orologio? Questi che si mettono lì a smontare tutta la macchina del trita rifiuti, lo smontano, capito? Tira fuori tutto, fa raga, io non lo vedo più ormai. Vi denuncio! Vi denuncio! Farete un'assicurazione! Vabbè, tutto questo, quello lì fa, vabbè, guarda, non so cosa dirti, si gira, mi giro, c'era l'orologio per terra che era caduto, l'ho preso, che, scusa, vado via. Finito. Alle 3 del mattino. dei dipendenti sedicenni sottopagati, Giordano è riuscito, insomma, a far vivere questa fantastica esperienza. Esatto. Dai, un'altra. Racconta quella di Foligno, della... Scazzottata. Lei la può raccontare, dai. No, dai, quella è troppo lunga. No, troppo lunga. Abbiamo vissuto un inseguimento in diretta sulla superstrada di Foligno. Noi eravamo nel locale che dava sotto, stava sotto la superstrada. A un certo punto vediamo due macchine che si speronano. Cioè, proprio una. Sembrava un film. Sono cominciati a inseguire e si sono inseguiti fino a davanti al parcheggio del locale. Ma proprio speronandosi, capisci? Quando si sono fermati, insomma, se le sono date di santa ragione. Noi eravamo lì, Lele che cercava di calmarli, però ha preso le botte pure lui. No, no, lo date. Diciamo che in 20 anni con i concerti in tutta Italia ne abbiamo viste tante. Seratine tranquille, c'è pure quella della Germania, dai. Siamo andati a suonare in Germania quest'anno, partiti a mezzanotte da casa, arrivati alle 10 di mattina su. Con tutto il viaggio in macchina tutta la notte siamo arrivati, abbiamo chiesto una colazione con la birra, per noi era, cioè, era serata, e allora i tipi tedeschi sono andati via di testa, ma ah, è incredibile, un gruppo che prende la birra alle 10 della mattina, e da lì è stata tutta una festa. Vabbè, avete tenuto alto l'onore della nostra zona, della nostra terra. Certo. Oh, bellissimi ragazzi, però sentite, c'è qualche concerto che arriverà o qui? Lo so che è proprio un po'... Stasera. Cioè, stasera, sì. Stasera dovevamo suonare, ma l'abbiamo annullata per l'intervista. Esatto. Fatto bene. Era l'unico concerto che ci avevamo quest'anno. Dovevamo suonare al Traffic, come Traffic a Roma, come presentazione dell'album. La partita. Vabbè, Osimo Web paga di più. Stasera, a parte gli scherzi, c'era in programma la presentazione del disco al Traffic a Roma, però chiaramente è stata annullata un mese fa perché insomma si capiva che la situazione era diventata di nuovo brutta, e quindi niente, confidiamo nell'estate. Poi dopo l'estate, se si suona, noi insomma di solito suoniamo abbastanza e ci si può vedere in giro. Abbastanza male. Intanto noi comunque vi seguiremo sui social, vari cose che li mettete le date, vero? Sì. E allora ditemi come ultima domanda, perché dopo il là c'è il sì, però cosa che vorrei ognuno intervenisse, perché c'è chi ha parlato di meno e chi ha parlato di più. Però questa qui, come volete, o serio, semiserio, tragicomico, scemo, è uguale, ma ditemi il motivo per cui secondo voi vale la pena, come dire, coltivare la passione della musica nella propria vita. Vai, parto io. Lo dico io chi parla. Dome, vai. Andiamo, guarda. Credo che suonare aiuti le persone ad imparare ad ascoltare e ad imparare a farsi ascoltare. Cioè la musica va insegnata e va coltivata perché si apprende questo, all'ascolto, ed è una pratica meravigliosa, di piena condivisione. È piaciuta? Questa è di quelle robe da baci perugina, ragazzi. Dopo bisogna vedere chi ti ascolta come reagisce, perché... Non sei credibile. Adesso filo. Ma io, come dicevo prima, perché comunque nei momenti difficili la musica ti aiuta a superarli, ecco, quindi va coltivato per questo motivo qua. Cosa vuoi dire di più?
Lele, di qualcosa a te di più. Per me è uno sfogo. È uno sfogo piacevole. Cutaneo? Eh? È uno sfogo cutaneo? No, uno sfogo a livello fisico e mentale. E quindi, ecco, dopo il concerto, anche non solo dopo il concerto, ma dopo aver suonato uno strumento, comunque sei più rilassato. Perché te sei uno teso? No. Sei ancora più rilassato. Vabbè, allora. Il motivo principale è all'inizio uno inizia così, per gioco. E per passione e poi ecco, ti entra dentro, diciamo, la musica. E quindi vabbè, per le donne. No, infatti non l'aveva detto nessuno ancora. Oh. Vabbè, ci ho girato intorno. Bravo. Speravo, Gio, dimmelo te se vuoi, ripetilo, ma dato ormai è quello lì il motivo. No, io volevo dire che la musica va coltivata, così se un giorno non c'è più niente da mangiare, la vai a raccogliere e te la mangi. Bravo. È una passione che va coltivata, perché sennò non cresce, capito? Quindi... Esatto. No, a parte gli scherzi, dai, si comincia sempre, come dice Lele, per divertimento, alla fine, perché comunque è una passione. Però poi si va avanti, ci sono dei momenti, come dicevamo prima, che sono pure duri, quindi non c'è la passione, non vai avanti. Però vale molto la pena, perché effettivamente, cioè, almeno per noi, per chi c'ha la passione, insomma, senza non ci si sta. Quindi. Beh, diciamo che noi comunque ci siamo sempre divertiti tantissimo quando suoniamo, quindi è quella la forza. Guarda per te che suoni con noi, perché noi suoniamo con te e ci divertiamo tanto. Gli unici a non divertirsi di solito sono i dipendenti del McDonald's alle 3 della mattina. Esatto. Perché quelli del giorno dopo che andava a raccogliere il vomito dell'Ele pure? Dai! No, ma sai perché? Perché adesso stiamo attraversando, dai, un periodo veramente difficilissimo, non si vede proprio la fine del suo tunnel. E quindi sapere, cioè, da voi che siete nel ventennale, voglio dire, dare un messaggio di speranza alle giovani leve che ci ascoltano è importante. 20 anni sì. Più altri 10 poi. Perché? Quindi tu c'hai 30 anni. 30 anni di batteria quest'anno. Grande. Ha cominciato a 35, quindi fate esatto. Porca miseria. Esatto. No, ho iniziato a 25, quindi ho meno 5. Questo addio. Vabbè, la birra. Scherzavo. Comunque buona, non l'avevo bevuta mai ancora. Buona. La consigliamo a tutti. Sì. Beh, ragazzi, le domande sono finite, cosa vi devo dire? Non so, raccontaci qualcosa di te. No, ci vorrebbero psichiatri. I tuoi sogni, le tue speranze. Guarda, facciamo una cosa, proviamo a farti qualche domanda noi. No, dove? No, la mia speranza è di trovare una parrucca come la vostra, perché è bella. Facile. Dove trovare la parrucca? E anche la maschera dei slot. E dove trovare la parrucca? Re, recupera la maschera di slot. Recuperare la maschera di slot. Mi presti il cappello del lupo? Del bravo. Lupo. Fa. Fatte i cazzi tuoi. Bravo. Regola generale molto valida. Soltanto chi non si rifà campa 100 anni. Soli. Bravo. E sì, la. Viva e la. Sì, la do. Viva la. Che te hai pensato? Viva la. Viva la. E sì, la do. Sì, la do. Benissimo, mi sembra un percorso perfetto a ritroso. E vabbè, ragazzi, allora sentite, dove si può sentire il disco? Dentro la macchina, sullo stereo. Con le orecchie. Con le orecchie si sente bene, sì. No, dai, ce l'abbiamo sulle orecchie. Bravi, l'abbiamo ottimizzato per tutti i nuovi sistemi di diffusione del suono, insomma... È il 2022, Bello rosso, quindi l'avete fatto anche il CD, bravi. Magari se lo metti dritto, sì. Quello è il poggio bicchieri. Ah, poggio bicchieri, giusto. Poi, ecco perché la birra. Oggi. Poggia luppolo.
No, dai, si trova. Ci abbiamo i CD che li vendiamo direttamente noi, quindi ci si possono, insomma, chiedere da. Si possono ordinare dai social. Ci scrivete sui social, oppure siamo su tutte le piattaforme digitali solite, Spotify, YouTube, iTunes. Quelle cazzate che vanno di moda adesso. Esatto, che lei non sa nemmeno. Abbiamo pure dei bellissimi cappi. Ma lui c'ha il merchandising sul tavolo, lì tira fuori delle robe ogni secondo. È marketing. Bravo. Cosa non si fa per campare? Signori, siete stati molto bravi, molto belli. E come dicevo prima, è stato un errore. È stato un orrore per me. Un orrore. Veramente, nemmeno, guarda, i Pooh, dicevo prima, è un mio sogno, invece mi devo accontentare di voi, quindi pensa un po' come sono messo. Purtroppo, vabbè, comunque. Dai, ma i Pooh. Beh, cioè abbiamo Lele che è della generazione dei Pooh. Esatto. Esatto. Il primo che lei era un fonografo. Infatti prima quando hai chiesto dove possiamo ascoltare la vostra musica, lei stava per rispondere con un fonografo, però si è bloccato. Esatto. Bravi. Vabbè, ragazzi, quindi ecco. La puntata può finire qui se volete, perché non possiamo dilungarci troppo. Vi veniamo a ascoltare, vi ascoltiamo sui CD. Dove è andato? È sparito. Ciao. Ecco, se ne stanno andando tutti. No, ragazzi, sì, andatevene anche voi, così finisce qui in questo modo. Filo si è bloccato. Io pure. È rimasto solo. No, lei continua. No, ma io ho lo schermo bloccato, quindi ti sento solo. Va bene, ragazzi, finisce qui la puntata. Osimo Web, 7 note. Grazie a Dome, Gioffilo, Lele, dei Io i Goma Gomas. Ascoltiamo le loro nuove canzoni e vi vogliamo bene. Saluti a tutti. Ciao. Alla prossima puntata.